Ci troviamo con Rachele Caponi, Barbaresco della Contrada Porta Raimonda. Non è l'unica donna, ma forse una delle prime. Sì. Sei stata forse, credo, la prima Barbaresco donna. Sì, penso di Siamo a sì. Valentina Cardini, forse, di San Forse Felice. anche Vale, sì, forse anche perché lei c'era già, quindi forse il solito anno, sì. Quindi una bellissima figura, una bellissima signora che Signora. Barbaresco dal 2010. Entrasti praticamente nel gruppo Stalla con il capitano Giovanni Giovanni Castiglione, Catassini sì. e da lì sei rimasta Sono e con le rimasta. varie successioni di capitani. Barbaresco Sì, con Nico e di una grande contrada numerosa, contrada forte, una contrada che comunque ha una sua storia e dignità. L'emozione del Barbaresco, perché il Barbaresco della contrada Porta Raimonda ha un ingresso, secondo me, alla tratta un po' più difficile degli altri, perché Perché il siamo luogo. No, no, fortunati. no, no, assolutamente. Il luogo della tratta praticamente è la piazza centrale del paese, che è Piazza Sì, Montanelli, sì. che è territorio notoriamente della contrada rivale. Sì, in quel momento comunque secondo noi un territorio neutro. Ci sentiamo Ma è un in territorio neutro, casa ma in effetti è un rivale. territorio neutro per Sì, contesto di è un po' assolutamente. la San Marino Però comunque del avete centro. attraversato il Corso Matteotti. In questo tappeto di persone numerosissimo che urla, dove davanti c'è questa figura del capitano, del Fortunello e il Barbaresco. Qual è la tua emozione quando in quei 10 minuti che dal Bar Montecatini scendi giù e arrivi in piazza, con un popolo dietro che ti urla? Sì, no, è un'emozione fortissima perché i ragazzi che incitano, che fanno il tifo, è un'emozione enorme. È un'emozione enorme, ti caricano e poi ti stai andando a prendere il cavallo, quindi stai andando a prendere l'oggetto dei suoi sogni, così speri. Vai in giù con tanta speranza, quando torni in su è un po' diversa a volte, però vai in giù con veramente tanta speranza, tanta grinta e i ragazzi dietro ti fanno sentire protetto, coccolato e tutti insieme si spera che ci arrivi un cavallo per fare il palio, perché poi è quello il punto, Mercoledì è il giorno il cavallo per fare il della palio. tratta e Sì, dell'assegnazione, quindi è un giorno importante. Come lo sì. vive il Barbaresco della contrada Capitana Porta Raimonda quel mercoledì? Allora, Barbaresco della Contrada Porta Raimonda lo vive, io penso nel miglior modo possibile, tutto deve essere perfetto, niente deve essere lasciato a caso, nonostante che io cominci settimane prima, arrivo all'ultimo giorno, quindi manca sempre qualcosina, sia pure il dettaglio, il particolare, ma la sala deve essere perfetta di tutto, dal mangime che viene portato all'ultimo secondo, a tutte le altre cose, lettiera, le cose del cavallo. Però lo vivo con apprensione, ma non è apprensione, sono aspettative. Tanto hai sempre in mente quel cavallo che vorresti, che te lo chiami, poi a volte te la tiri e va da qualche altra parte, però è visto con tanta emozione, perché comunque rimane un giorno bello. Io ho dei ricordi bellissimi, posso dire, il Certo, ricordo più assolutamente, poi ti volevo bello, chiedere, raccontaci un sì, ricordo bellissimo il per ricordo te più da bello che ho Barbaresco. da Barbaresco, anche se in realtà non ero io in prima persona a reggere il cavallo perché era stato interessante, però è stato quando ci hanno dato l'annello. Ecco, lì io veramente è stato il ricordo l'emozione più forte. Non credo dipendesse dal fatto che era stato interessante, ma dipendeva proprio dal cavallo, perché lo volevo, lo speravo che arrivasse, è arrivato, poi non è solo il cavallo a fare il palio, però quella è stata un'emozione fortissima, di gioia immensa, che io, gioia immensa sarà quando si vince al pari perché si vincerà, però per ora è stato quello lì il momento di gioia più piena, sì, Un aneddoto, quello infatti, mi riporti al Palio 2015, sì. questo grandissimo cavallo, perché l'aneddoto è uno dei primi dell'otto in assoluto. E quindi, esatto, arrivi in piazza Montanelli con il popolo dietro, entri dentro, abbandoni il popolo perché vai sul lato sinistro del E palco speri, e aspetti, esatto. io di solito tutta la mia procedura con il Ecco, Fortunello, ce la puoi dire? sì, cioè la mia procedura, se è una donna ci teniamo per mano e c'è un'intesa diversa, e è un rapporto più vicino e quindi cerco di farla rilassare perché ci porti il cavallo che vogliamo senza stargli troppo addosso e consolandola quando purtroppo arriva qualcun altro.
che non è colpa sua ovviamente. Ecco, l'estrazione spetta chi è fortunello si sente responsabile del bene e del male. L'estrazione appunto spetta a due bambini che sono nelle contrade a girare, quindi viene estratto prima il nome della contrada, poi il nome del cavallo. Sì. Dal momento che mi hai detto contrada, porta Raimonda, passano quei 7-10 secondi in cui c'è questa attesa. Questa attesa, c'è una fotografia, un flash, un ricordo di questo momento? Ma dipende dalle tratte, cioè se sono rimasti i cavalli, diciamo, dal nono al dodicesimo, cioè oddio, se c'è rimasto cavalli un po' più buoni sono più tranquilla, però nonostante tutto un ricordo, cosa mi ha detto? Aspetta, se c'ho un flash? Sì, c'è una fotografia di quei 7 secondi che attendi il nome del cavallo, se ti ricordo. Sì, di solito proprio il flash che guardo in terra e guardo la mano che tengo del fortunello, di solito io gli stretolo la mano, lì perché ultimamente è stato... Dopo 8 secondi, 2015, Nannello. Ci si abbraccia anche col pancione uguale, si è già vinto mezzo palio. Quindi diventa la stalla, poi la notte come... Primi... la notte è il momento più bello. Diciamo i primi lavori comunque che arriva la stalla e cominci a pulirlo. Sì, la notte mi riferivo al fatto che poi quando vanno via tutti se rimani solo col cavallo e con il ragazzo, come diceva il Baresco ovviamente. Però poi ci sono quei momenti di luce, noi la spengiamo, a volte teniamo una lucina soffusa, proprio basta. E è bellissimo perché senti il respiro del cavallo, vedi come si muove, vedi se si è adattato, vedi come dorme, se dorme. Sono tutti momenti, poi a me, tu sai, i cavalli sono la mia grande passione. Nella vita di tutti i giorni non è che ho modo di dormire con un cavallo, ce ne ho tanti però. Ecco, perché la domanda che ti voglio fare è perché sei una di quelle che dorme con il cavallo? Io dormo tutti i giorni con il cavallo, tutte le sere. Quindi c'è una struttura di adiacente alla stalla dove... No, dentro la stalla abbiamo due lettini a castello e dormiamo lì. Okay. Io invece barbaresco. Okay. E può darsi che ci si alterni, però per esempio l'ultimo anno ci ho dormito sempre io. Con un ragazzo, come dice barbaresco. Giovedì mattina, primo giorno dopo la tratta, risveglio. Quando inizia la giornata del barbaresco? Verso le un quarto alle sei. Verso un quarto alle sei mi alzo, controllo l'acqua, gli do il fieno. Poi si controlla che tutto sia a posto, regolare, segue il mangime, dipende poi dall'iter che sceglie il veterinario, però di solito facciamo due passi, torniamo dentro e poi cominciamo le visite o quello che deve fare, quello che deve fare il cavallo. Però 5 e mezzo, 6 diciamo, ecco, 5 e mezzo, 6. Sì, sveglio molto presto. Sì, ma te un vedilore. Come? Un vedilore? Sì, quindi vai a letto però anche presto la sera o no? Ma sei talmente carico che anche, sì, vai a letto verso, no, il mercoledì di solito vai sempre a letto un pochino più tardi, verso mezzanotte e mezzo, l'una, dipende un po' poi... Sono giorni in cui vivi comunque di adrenalina. Quindi. Di adrenalina pura, sì, che poi passa sempre troppo alla svelta, io penso bisognerebbe fare domani, uno non basta. Venerdì, sabato, poi arriviamo alla cena della vigilia, che è la notte precedente, la corsa. Sì. La cena della vigilia è barbaresco, come la vive, cioè... Va a cena ovviamente. I primi anni non andavo. Con la contrada o no? I primi anni non andavo. Ora gli ultimi anni invece sto fino alla fine col cavallo, poi vado a cena in contrada, magari torno prima per dare il cambio al vice barbaresco o viceversa. A me di solito piace stare in contrada quando il capitano fa il discorso, ci voglio essere, insomma, sia giusto che un barbaresco ci sia. E poi torno dal cavallo molto presto. La notte di Nanneddu hai dormito? Il sabato notte con il quale ho dormito perché ero stanca, però ero sì, il cavallo diciamo che poi nel corso dei giorni non è stato tutto come mi aspettavo, però c'era un'altra speranza e quindi sì, ho dormito perché ero stanca, però ero speranzosa e sicura di che sarebbe stato un mio padre. Quest'anno c'è una figura, io ho un ricordo bellissimo di questa figura del barbaresco della Contrada Porta Raimonda, se vede che purtroppo all'incidente del cavallo Gib, sì, cioè vivesti questa situazione come giustamente deve vivere una persona che ama i cavalli. Sì, perché io... veramente hai fatto vedere che sei una persona che vive veramente per questo animale particolare. Sai, io come barbaresco magari sono un barbaresco sui generis, perché nonostante ami tantissimo il palio, per me la prima regola è che non cavalli non si facciano male, qualsiasi ognuno dei 12 cavalli. Poi ovviamente voglio vincere il palio a tutti i costi, però c'è un'etica, un rispetto per l'animale che
secondo me non deve mancare né da noi né da nessun'altra parte. Se fosse stato il Palio dei Barchini, io il Barberesco l'avremmo fatto, capito? Quindi quello che mi muove è la passione della contrada legata anche a questo animale. Comunque tutto poi si risolse per il meglio, fortunatamente. Sì, cavallo, sì. Si riprese pure l'animale, certo. Però nei primi momenti furono abbastanza drammatici. Sì, i momenti non capisci nemmeno bene che cosa è successo, per cui basandosi solo sul dal punto di vista visivo puoi malinterpretare, o comunque in Giappone capita a tutti, è capitato, meno male. Non è stato niente di che alla fine. Abbiamo fatto la conoscenza con Rachele Caponi, Barbaresco della contrada Capitana Porta Raimonda, è veramente un bel Barbaresco e la ringraziamo di essere stata con noi. Grazie. Grazie a voi, ciao.